Madre e capo di tutte le chiese, sede della cattedra del successore di Pietro e vescovo di Roma, San Giovanni in Laterano è la più antica basilica d'Occidente e fino agli inizi del XIV secolo residenza pontificia. Se le sue origini affondano nella leggenda, si racconta che la sua struttura primitiva sia sorta intorno al 200 sulle rovine della villa dei Laterani, certo è che si deve all'imperatore Costantino, tra il 313 e il 318, l'edificazione della basilica vera e propria come libero luogo di culto, sotto l'impulso dell'editto di Milano. Prima dedicata al Santissimo Salvatore, poi per volere di Papa Gregorio I anche ai Santi Giovanni Battista ed Evangelista, la Basilica Lateranense in quanto cattedrale di Roma è custode del seggio episcopale, uno dei simboli del ministero petrino. Ce ne parla Monsignor Luca Brandolini, vicario dell'arciprete della Basilica di San Giovanni in Laterano. Qui sono stati celebrati 4 concili ecumenici. Qui Bonifacio VIII, come emerge dal mosaico, o meglio dall'affresco che abbiamo qui nella Basilica, ha indetto l'anno santo del 1300. La cattedra, quella che attualmente abbiamo, risale al 1300, costruita da Niccolò IV, dove il Papa esprime il suo magistero nella fede per confermare i fratelli e dove presiede come pastore tutte le chiese sorelle di Roma, come dice Sant'Ignazio, che qualifica la Chiesa di Roma, colei che presiede nella carità tutte le chiese. Più volte distrutta e ricostruita, la Basilica Lateranense trova il suo definitivo assetto architettonico nel 1649 grazie al genio di Borromini per volere di Papa Innocenzo X. Delle 5 navate, quella centrale rievoca la storia della salvezza attraverso 3 registri: la scultura, l'altorilievo e la pittura. Gli episodi dell'Antico e del Nuovo Testamento fungono così da cerniera tra le colossali statue degli Apostoli e le rappresentazioni dei 12 profeti. La storia della salvezza, di cui la liturgia e l'Eucaristia in particolare è attuazione, è qui rappresentata nei suoi 3 momenti fondamentali. Quello dell'annuncio, di cui sono, diciamo, simbolo significativo i profeti, e gli eventi dell'Antico Testamento, il preludio, come dice la Sacrosanctum Concilium, della storia della salvezza, che ha il suo centro in Cristo, nei misteri di Cristo, e il suo oggi nella vita della Chiesa, che è rappresentata dagli Apostoli, che sono coloro che hanno iniziato, potremmo dire, l'ultimo momento di questa storia di cui anche noi siamo protagonisti, tra l'altro 11, perché manca l'apostolo Mattia e invece è presente l'apostolo Paolo. Al centro del transetto, sulle cui pareti gli affreschi celebrano la storia della Basilica, si erge sopra l'altare papale il maestoso baldacchino in stile gotico, realizzato nel XIV secolo sotto il pontificato di Urbano V. Alle spalle l'abside, il cui mosaico è solo una copia ottocentesca di quello più antico, fatto costruire da Niccolò IV alla fine del 1200. C'è al centro la croce gemmata. La croce gemmata è la croce, diciamo, che esprime la vittoria della vita sulla morte. Le gemme hanno riferimento alla risurrezione. Questa croce gemmata è sovrastata nella calotta dal busto del Redentore, che è circondato da un nimbo di angeli, sovrastato da una mano che è la mano del Padre e nello stesso tempo dallo Spirito Santo. Per cui dalla croce noi andiamo alla Trinità. L'evento della morte e della risurrezione di Cristo è il frutto, potremmo dire così, dell'amore di Dio che nella storia della salvezza ha
espresso nel dono del Figlio il disegno del Padre in pienezza.